Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione, benvenuti al TG della notte. Alla fine, come vedete, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Dunque, perché abbiamo fatto il video anche questa notte? Perché quattro cose da condividere ci sono. Ed iniziamo da una battuta molto particolare che ha fatto Vasseur in merito, in un'intervista ovviamente, e l'ho trovata molto curiosa, in merito alle richieste di Carlos Sainz di poter passare il proprio compagno di squadra a inizio gara. Allora, Vasseur ha fatto una puntualizzazione molto molto particolare, perché in merito a Sainz ha detto: avevamo stabilito una strategia chiara all'inizio della gara in modo tale da creare un gap con chi ci seguiva, evitando di perdere tempo in inutili sorpassi. E poi, sempre riferendosi a Sainz, ha detto una serie di cose, come per dire: ragazzi, insomma, ci ha provato, ci ha messo sotto pressione, ma noi non abbiamo ceduto perché la strategia del team era chiara sin dall'inizio. Quindi questa è una cosa, come dire, abbastanza particolare. Perché? Perché sempre in merito all'arte della comunicazione, trovo curioso che il team principal sia voluto tornare su un episodio di questo tipo che si è svolto all'inizio della gara, come a voler mettere dei paletti importanti e dire la squadra conta più di tutto. E poi trovo anche curioso, visto che c'erano stati dei piani già prima della gara, il fatto che abbiano comunicato a Leclerc: stai tranquillo, non ti attaccherà. Quindi questo significa che vogliono mantenere un certo clima all'interno della squadra, mettere il team prima di ogni altra cosa e poi soprattutto mettere Leclerc in condizioni di stare tranquillo. Questo secondo me è molto importante e può fornirci anche una buona chiave di lettura di quello che potrebbe essere l'assetto futuro del team in caso di lotta per il mondiale. Poi, in merito a questa foto, non posso fare a meno che notare le altezze da terra. Qui la vettura è abbastanza in appoggio, si vede su un lato le altezze da terra della Ferrari, che con Carlos Sainz erano un pochino più alte rispetto a quelle di Leclerc. Ora, siccome molti di voi mi hanno chiesto di parlare di questo discorso e di far capire per benino cosa cambia, vi anticipo già che nella puntata di domani ci sarà un momento tecnico dove, in linea del tutto generale, vi cercherò di far capire, di spiegare un pochino quali sono le scelte che predilige un pilota rispetto all'altro in casa Ferrari e il perché il comportamento della vettura può cambiare in base a ciò che le ruote si trovano sotto. Quindi preparatevi perché sarà una puntata molto molto interessante. Poi voglio passare, prima di andare avanti con la puntata, a questi due messaggi. Il primo, quello di Vicky, che mi chiede una cosa interessante dal punto di vista del pilotaggio e delle regole di ingaggio che ci sono tra i vari piloti. Volevo chiederti: ma c'è ancora la regola che non si può cambiare due volte direzione quando un pilota che segue prova a sorpassare? Perché Verstappen mi sembra l'abbia fatto quando Leclerc a inizio gara ha provato a sorpassarlo in partenza. Allora, poi lo ringrazio anche per i complimenti. Questo è il primo messaggio. Dunque, la regola dice questo: che se l'avversario non ha messo il muso, quindi l'ala anteriore, le ruote anteriori, all'altezza delle tue ruote posteriori, tu puoi cambiare direzione, cioè puoi cambiare linea, traiettoria per difenderti. Cioè, in poche parole, puoi fare questo: puoi coprire la traiettoria di un possibile sorpasso, che di solito è sempre quella interna. Se lo fai, ovviamente, quando già il muso è avanti, il contatto sarà inevitabile. Però c'è anche un'altra cosa molto importante, ovvero che a volte si vede questo: che il pilota chiude così e poi, vicino alla curva, tende ad aprire un pochettino, ma non ad aprire la porta. Uno, o piuttosto,
Il pilota chiude, l'altro lo affianca dall'altro lato, prova a incrociare, il pilota che è interno va ad utilizzare tutta la carreggiata che gli è rimasta disponibile per impostare la curva successiva nel miglior modo possibile. Allora, entrambe le manovre di ritorno di quello che sta davanti, sia per andare a raccordare la curva che per andare a sfruttare la strada lasciata libera dall'avversario che tenta un possibile incrocio in uscita di curva, sono manovre consentite. Per quale motivo? Perché semplicemente il pilota non sta andando a danneggiare l'avversario. Quando potrebbe danneggiarlo? Quando invece chiude una prima volta la traiettoria, l'altro si mette da questo lato e lui gli si para davanti. Allora, in questo caso si va incontro a penalità, a meno che tu non guidi una vettura che ti consente magari più di un cambio di direzione. Però nella fattispecie, e non aggiungo altro, nella fattispecie a inizio gara no, non c'è stata scorrettezza da parte di Verstappen. Poi, in merito al secondo messaggio, invece, volevo salutare Tony Marra, che è uno dei ragazzi in fabbrica, quindi probabilmente è uno dei, devo dire, non dico tanti, ma un po' ci sono di ragazzi che lavorano in Ferrari, che ci seguono, e leggere un messaggio del genere mi inorgoglisce, quindi lo ringrazio e lo saluto. Oltretutto, in merito ai messaggi, voglio dirvi questa cosa qui. Praticamente, oggi stamattina volevo mettermi seduto qui a rispondere a un bel po' di messaggi e mi auguro di avere la possibilità di poterlo fare domattina. Perché non l'ho fatto? Perché dal punto di vista degli amici a quattro zampe ho avuto una giornata un pochino movimentata. E con alcuni di voi che ci siamo chattati, scusate, mi è scappata la penna antistress, sarà stata l'emozione. Guarda, faccio una magia, sali penna, sali, sali penna, voilà, è salita. Chissà come l'avrò fatto. Dunque, dicevamo, scrivetemelo nei commenti se l'avete capito. Dicevamo che praticamente è stata una giornata particolare, quindi mi scuso. Di solito di lunedì lo faccio sempre perché sono un po' più libero dagli impegni della pista, però ripeto, oggi non ci sono riuscito. Ahimè, ahimè, è stata, ripeto, una giornata molto particolare. Comunque, andiamo avanti con la puntata perché vi faccio vedere la McLaren in versione cromata e non in onore di Google Chrome, ma piuttosto degli anni in cui la freccia d'argento era appunto la McLaren, cioè parliamo degli anni di Häkkinen, di Coulthard, degli anni dei mondiali dove appunto la Ferrari, praticamente la Ferrari, scusate, la McLaren, la testa sempre là se ne va, la McLaren praticamente volava. Dunque, la monoposto che avete visto correrà a Silverstone e per celebrare appunto quegli anni della freccia d'argento, che però era la McLaren, ha presentato questa livrea. Poi abbiamo parlato della 24 ore di Spa, purtroppo ne abbiamo parlato per cose non piacevoli, però c'è pure qualcosina di piacevole di cui discutere. Allora, questa è la classifica che ha visto la BMW trionfare su Mercedes e Audi dei primi 13. Se ci fate caso, all'undicesimo posto praticamente abbiamo la prima Ferrari, purtroppo di categoria Pro, quindi il top della categoria, che si è classificata appunto undicesima. Però ci consoliamo con il primo classificato della categoria bronzo, che è il tredicesimo assoluto, Matteo Cairoli. Ve lo faccio subito vedere. Guardate che splendida coppa si è portata a casa in occasione della 75esima 24 ore di Spa. Infine voglio fare un saluto, ragazzi. Voglio salutare in quei giorni che sono stato fuori, ho avuto il piacere e l'onore di incontrare uno di voi, uno degli iscritti al canale in maniera totalmente casuale. Si chiama Marco Saliniti.
l'ho incontrato in occasione di un matrimonio ed è stato un incontro veramente stupendo. Ringrazio Marco per l'infinita gentilezza e l'entusiasmo che ha mostrato verso Racing Time. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto, che comunque non è durata neanche poco. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, condividete i video sui vostri social al solito e iscrivetevi al canale attivando la campanellina se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo domani, vi prometto questa descrizione che scenderà un po' nel dettaglio degli stili di guida dei due piloti Ferrari, Leclerc e Sainz, e cercherò di spiegarvi le differenze che ci sono a livello di assetto e il perché scelgono questo piuttosto che quello. Ragazzi, buonanotte a tutti, ciao!